Ciao, sono Antonella Bigioni e lavoro per la WISP Comitato di Roma e mi occupo prevalentemente di sport, in particolar modo sport nel sociale, soprattutto di ragazzi che si trovano in uno stato di disagio sociale o a rischio di disagio sociale. E ora di che progetto ti stai occupando? Dunque, ora qui a Fulvio Bernardini, il centro sportivo WISP Fulvio Bernardini a Pietralata, si sta svolgendo il torneo che ormai è alla sua quarta edizione. È un torneo che viene chiamato Fuori Gioco. È un torneo che coinvolge diversi centri di aggregazione sociale sul territorio di Roma. E abbiamo quindi ragazzi che vengono da Centocelle. Ci sono due squadre, Croazia Giovani Rom e Ternipè per esempio, che vengono addirittura dalla Pontina, abitano in un campo nomade. E quindi, che dire, è un torneo che aggrega e mette a confronto le realtà romane. E, nel frattempo si svolge nei campi sportivi del Trullo un torneo parallelo, un girone B, e anch'esso coinvolge altre sei squadre, sempre provenienti da centri di aggregazione giovanile. E secondo te cosa ne pensano i ragazzi di questo progetto, di questi tornei? Sì, loro partecipano volentieri, anche perché appunto si parla di calcio e il calcio comunque attrae ancora tutta la fascia di età, insomma, che noi coinvolgiamo, e quindi sono ben contenti di partecipare a questi tornei. Ci stanno ragazzi, insomma, che non è la prima volta che vi partecipano e quindi vengono sempre molto molto volentieri. Abbiamo sempre avuto un buon risultato, anche perché poi adottiamo in questo torneo una strategia che è quella dell'autoarbitraggio, ossia l'arbitro che vedete fuori dal campo, ai bordi del campo, non ha la funzione classica dell'arbitro standard, quindi ha una funzione più che altro di garante. Garante vuol dire che sta segue la partita, però non interviene se non in casi difficili, diciamo, se no sono i ragazzi stessi che si arbitrano da soli. E quindi, insomma, questo è un grosso passo avanti adottato nel calcio. Ciao, chi sei e di cosa ti occupi? Allora, sono Rino Di Costanzo, sono un educatore professionale. E niente, in questo caso, diciamo, stiamo qui a fare questo torneo perché abbiamo formato, insieme a Domenico, un altro educatore, abbiamo formato un gruppo di ragazzi del quartiere, della zona del 18° municipio, e insieme a loro, diciamo, condividiamo la passione per il gioco del pallone. Sono alcuni anni che noi partecipiamo a questi tornei, diciamo, organizzati dalla WISP, perché pensiamo, appunto, come educatori, che il gioco del calcio, il gioco del pallone, è uno strumento per entrare in relazione con i ragazzi che comunque, con i quali noi entriamo in contatto, che sono ragazzi che provengono da contesti, da quartieri soprattutto difficili, tipo Casalotti, Montespaccato, Bastoggi. Difficili perché ci sono pochi posti, pochi punti di aggregazione, non esistono le condizioni per poter vivere, insomma, con qualità. E allora comunque con i nostri progetti, soprattutto il servizio minore in famiglia e attraverso anche il centro giovani Casalotti, siamo entrati in relazione con alcuni ragazzi e abbiamo piano piano formato una squadra, abbiamo partecipato poi ai vari tornei che, insomma, c'erano sul territorio romano. La prima cosa importante pensiamo che sia quello che attraverso questi progetti, attraverso il calcio, i ragazzi possano incontrare non solo loro stessi formando il gruppo squadra, ma poi con il gruppo squadra incontrare altre squadre, per cui mettere, diciamo, in relazione i ragazzi di questa zona, 18° municipio, con altre zone, con altri quartieri, significa fare rete, nel senso non solo metaforico e oggettivo di fare gol, ma fare rete significa creare le condizioni per potersi incontrare e attraverso il calcio manifestare quelli che sono gli atteggiamenti e i comportamenti dei giovani. Ci sono prossime attività per il futuro, altri progetti? Progetti ci sarebbero, il problema è che purtroppo quando le cose sono importanti, perché noi
sentiamo che sono importanti, perché i ragazzi che aggreghiamo sentono che sono importanti, ci sono pochi finanziamenti e quelli che ci sono vengono anche tagliati. Questa attività mi offre la possibilità di utilizzare lo strumento del calcio come, diciamo, cartina al tornasole di alcuni comportamenti dei ragazzi e atteggiamenti, in maniera tale che possiamo poi anche riflettere sul loro atteggiamento in campo, che poi è il loro atteggiamento nella vita. E prima Rino ha accennato la mancanza di fondi per questi progetti, diciamo, che hanno un risvolto interessante. Secondo te quale potrebbe essere un'idea per cercare di aumentare i fondi per questi progetti? Diciamo che siano resi, diciamo, più visibili questi progetti, più visibili, e che ci siano spazi dove l'opinione pubblica possa venire a conoscenza, perché spesso, parlando anche del nostro lavoro con le persone, uno dice l'educatore, rimane un attimo così, non sa cos'è. Quindi uno spazio visibile già potrebbe essere un'idea. Allora, io mi chiamo Daniele e in questo momento sto facendo il coach per una squadra di ragazzi per il torneo organizzato dalla WISP. E che squadra stai allenando? Il Thunder Age, che è un centro di aggregazione giovanile che si trova a Centocelle. Come sta andando il torneo? Ma è iniziato male, poi piano piano i ragazzi si sono ritrovati fra di loro, hanno fatto un po' più di gruppo e sono riusciti a recuperare alcune partite, adesso stanno vincendo ad esempio. E io in qualità di educatore sto insieme ai ragazzi il pomeriggio e insieme a loro svolgiamo alcune attività che possono essere semplici attività come condivisione di conoscenze su internet, oppure c'è il ping pong, oppure ci si fa una chiacchierata insieme o si cerca di trovare delle attività esterne come i tornei, oppure attività di parkour, attività esterne attraverso cui i ragazzi poi possono partecipare e stare insieme ad altri ragazzi. E cos'è l'attività di parkour? L'attività di parkour è un'attività che nasce in strada, dove ci sono in strada degli ostacoli naturali che sono muretti, scale, no? E i ragazzi, come se fossero delle scimmie, no? Riescono lì a saltare gli ostacoli con una certa eleganza e una certa tecnica, per cui si allenano anche. E ci sono qualche progetto in particolare per il futuro di cui ti occuperai? Sì, ad esempio con questo del parkour, insieme ad altre associazioni di Centocelle, stanno riqualificando un parco che si trova vicino al Forte Prenestino. E questa riqualificazione del parco è prevista un'area dedicata al parkour, e ci saranno una serie di attrezzature che potranno i ragazzi usufruire per fare i loro allenamenti quotidiani.